Ciao a tutti, finalmente un altro look dedicato alle star. Questa volta mi sono ispirata a Taylor Swift, che non è tra le mie attrici preferite, a dire il vero, e neanche cantanti preferite. Sicuramente è una bellissima ragazza, ho visto che a voi piace molto perché guardo su Facebook un pochino i link che commentate e condividete, eccetera. Ho visto che a molte di voi piace tanto questa ragazza e quindi ho pensato di ispirarmi a lei con questo look davvero semplicissimo e velocissimo. Spero che sia di vostro gradimento. Vi lascio ovviamente la foto e vi lascio al video. A dopo! Per cominciare applicherò sulla palpebra mobile un ombretto rosa carne di questa tonalità qui. Vediamo se riesco a farvelo vedere bene, eccolo. Potete applicarlo sia matte che shimmer. Io ce l'ho shimmer, quindi lo applico così, ma sarà perfetto anche un semplice matte. Lo applico appunto solo sulla palpebra mobile. Salgo leggermente nella piega, ma davvero di pochi pochissimi millimetri. Ora mi servirà una matita nera o un eyeliner e io utilizzerò questa della Deborah, la Extra Pencil, che è la 01 nera, ovviamente. E vado a ricreare un tratto sull'attaccatura delle ciglia superiori. Ora mi prolungo verso l'esterno, salendo leggermente verso l'alto. Poi a questo punto, partendo da metà occhio, vado a ricreare un tratto anche all'attaccatura delle ciglia inferiori. Congiungendolo con quello precedentemente realizzato. Adesso invece vado con la stessa matita a colorare anche la mia rima dell'occhio. Ora prenderò un ombretto bianco perlato, io lo prenderò sempre dalla mia palette, questo qui, e sempre con il mio pennellino a lingua di gatto vado ad applicarne un pochino all'estremità dell'occhio per dare luminosità allo sguardo. E un pochino anche sotto all'arcata delle sopracciglia, davvero pochissimo, che infatti poi lo andrò a stemperare anche con le dita. A questo punto mi servirà del mascara, io applico il mio mascara L'Oreal. Alla fine, per illuminare lo sguardo, andrò ad applicare un pochino di correttore e utilizzo questo qui della Kiko. Lo applicherò in questa zona e con i polpastrelli vado a picchiettare. Questo è il trucco occhi. Per quanto invece riguarda le labbra, andrò semplicemente ad applicare un gloss molto naturale. Io ho scelto questo qui, se riesco a farvelo vedere, della L'Oreal, il Glam Shine Miss Candy, che è il numero 711.
Per quanto riguarda invece i capelli, come ben sapete, questa è già la mia forma naturale, però per andare a valorizzarla ho utilizzato sui capelli bagnati prima di asciugarli questo spray. È uno spray che si chiama Tè Verde Elasticità Spray Ravviva Ricci. L'ho applicato appunto sui capelli bagnati. Sono andata a massaggiare il prodotto su tutta la capigliatura e poi ho asciugato col diffusore a testa in giù i capelli. Ho tirato una riga laterale molto molto pronunciata, quindi un po', come vedete, leggermente in obliquo. E questo è l'effetto. Se volete ricreare un effetto simile, se non avete i capelli mossi o ricci, potete creare svariate trecce. Ovviamente andate prima a tirare la fila che vi occorre e andate a creare diverse trecce partendo appunto dalla radice. Ne potete creare una decina su tutti i capelli. Ci dormite una notte su, magari applicate sempre uno spray come questo qui che ho utilizzato io, di cui vi lascio tutte le specifiche giù nell'info box. Io questo l'ho preso dal negozio Capello, perché non me lo mette più a fuoco, eccolo. E quindi applicarlo su queste trecce e aspettare appunto una notte, poi scioglierle il giorno dopo. Con un po' d'aria fredda andiamo a fissare la piega e avrete comunque un effetto simile a quello che porto io adesso. E nulla, questo è il look che volevo ricreare. Spero che sia stato di vostro gradimento. Ci vediamo nei prossimi video. Un bacio a tutti, ciao!